Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Virtual Studium. Per chi ci seguisse oggi per la prima volta, Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena. Nato tra la collaborazione della sezione culturale di Usiena Campus con Ciclomaggio e Uredio. Io sono Fabiana e faccio parte del team di Usiena Campus. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, devo purtroppo fare una piccola premessa. Come forse saprete, ieri è uscita un'inchiesta sulla testata Wired Italia, di cui si sta molto parlando. Nell'inchiesta veniva rivelata una rete di gruppi segreti sull'applicazione di messaggistica Telegram. In questi gruppi veniva scambiato in maniera non consensuale materiale fotografico di giovani donne e minorenni. Si tratta di materiale pornografico, pedopornografico, ma anche di semplici fotografie, immagini del profilo da vari social network, eccetera. E vi invito a recuperarlo in caso ve lo foste persi. Il più grande di questi gruppi coinvolgeva 40.000 uomini. Risulta evidente che non si trattasse di un problema di un singolo mostro, ma piuttosto di un problema culturale. Dato che è di cultura e di divulgazione ciò di cui questo progetto in particolare, ma anche le singole associazioni e realtà che lo compongono, Usiena Campus assieme agli amici di Uredio e di Ciclomaggio, ciò di cui ci stiamo occupando, oltre che a esprimere vicinanza alle vittime, riteniamo necessario trattare l'argomento di questa e altre discriminazioni di genere in maniera più appropriata. Ci sarà necessario qualche tempo per organizzarci, per parlare dell'argomento in maniera chiara e più corretta possibile, ma ne parleremo. Perciò io inviterei tutti quanti a continuare a seguire il nostro cartellone degli eventi. E, per tornare all'argomento del giorno, mi dispiace aver cominciato con una nota così triste. Oggi è nostro ospite Giacomo Bonnoli, che mi avverte che mi ha già invitato. Lo attendiamo. Eccoci. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Mi sente bene? Mi vede bene? Ok. Aspetta, è che devo... Ecco, direi che ora si vede abbastanza bene. Ops. Sto cercando di proiettare qualche slide. E allora facciamo così. Non so se riuscite a vederla. Sì. Prima meglio forse, no, ok, adesso sì. Meglio ora, perché è difficile trovare l'inclinazione giusta. Eccoci. Ok, perfetto. Così ci dovremmo essere. Ah, eccoci qua. Allora, vi presento il nostro ospite di oggi, eccolo, Giacomo Bonnoli, astrofisico delle alte energie, poi magari ci spiegherà che cosa vuol dire esattamente, ex ricercatore dell'Università degli Studi di Siena, attualmente contrattista presso il Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. E, oltre a fare tutto questo, svolge anche attività didattica di divulgazione, per questo che è qui con noi. Lo ringrazio tantissimo di essere qui. Grazie a voi. E, dunque, l'argomento di oggi è: quanto è grande questo universo? E, allora, prima di rispondere a questa domanda, però, io la inviterei, dato che probabilmente noi outsider siamo digiuni di astronomia, probabilmente dai tempi del liceo, di rinfrescarci un po' la memoria su come intanto misurare l'universo, prima di capire più o meno quanto è grande. Senz'altro, per fare una misura ci vuole un metro. Normalmente, infatti, si usano i metri o i chilometri. Il problema è che in astronomia i chilometri ce ne vogliono troppi, perché le distanze sono estremamente grandi. E quindi si usano queste strane unità che sono gli anni luce. E allora l'impressione che ho è che spesso le persone abbiano le idee confuse, perché
potrebbe sembrare che l'anno luce sia una specie di anno un po' speciale, diverso dall'anno normale. In realtà non è una misura di tempo come l'anno, ma è una misura di spazio come il metro. Scusi un attimo se la interrompo, devo fare un attimo un annuncio. Allora, per poter vedere bene le slide di oggi dobbiamo fare un attimo un cambiamento rispetto al solito. Dobbiamo disattivare i commenti e perciò le domande dovranno essere poste nell'apposito box delle domande. C'è in basso sul vostro schermo c'è un piccolo quadratino con un punto di domanda, le domande le potete porre lì e poi man mano le porrò io a... al nostro ospite, quindi adesso disattivo, mi scusi molto, prego. E quindi l'anno luce è semplicemente un'unità di misura della distanza. E perché si usa il tempo luce invece di usare il metro? Beh, perché vogliamo evitare di parlare troppo di migliaia, di milioni, di miliardi di chilometri. Quindi per fare un esempio, che succede? Succede che, lo vedremo tra poco, la distanza tra la Terra e la Luna sono circa 380.000 km e siccome la Luna fa 300.000 km in un secondo, possiamo dire che la distanza dalla Terra alla Luna in tempo luce è un po' più di un secondo. A questo modo sono unità più palpabili, perché è più facile confrontare un minuto con un secondo, con un'ora, con un giorno, con un anno. E c'è il vantaggio che i rapporti di grandezza tra distanze diverse si valutano meglio. E in realtà, anche se è una cosa un po' strana, utilizzare il tempo per descrivere lo spazio è una cosa a cui tutti siamo abituati. Perché se volete guidare tra Siena e Roma, lo potete dire, e spesso lo farete, in due modi. Potete dire che dovete guidare per 250 km, oppure dite che ci metterete un paio di ore e mezzo. Quando dite che ci metterete un paio di ore e mezzo, significa che state assumendo di fare una media di circa 100 km all'ora. Con la luce è più facile, perché non bisogna assumere nulla, la velocità della luce nel vuoto è una costante universale e quindi è sempre la stessa. E questo rende la possibilità di utilizzare delle unità di misura comode, i secondi, i minuti, i giorni, le ore, gli anni, e utilizzare queste invece dei chilometri. Un anno luce sarebbe qualcosa dell'ordine dei 10.000 miliardi di chilometri e quindi sarebbe veramente scomodo da utilizzare. L'altro vantaggio è che se utilizzo questa unità in tempo luce ho automaticamente il ritardo con cui viaggia l'informazione, per cui un fotone che mi arriva dalla Luna, quando guardo la Luna per esempio in una serata di luna piena, ha un ritardo di un secondo e qualche decimo. Quindi ciò che io vedo in realtà è successo un pochino di tempo fa. Più guardo lontano e più questa cosa aumenta. Utilizzando i chilometri perderei questa informazione. Invece se so che una stella è a 30 anni luce da qui, so che nel momento in cui io la osservo, quelle cose che posso vedere, non so, la variazione di luminosità, sono in realtà avvenute 30 anni fa. E quindi questa cosa è estremamente comoda. Visto che siamo in tempo di distanziamento sociale, diciamo che il famoso decreto che ci impone di stare ad almeno un metro di distanza l'uno dall'altro potrebbe essere stato scritto anche in termini di stare ad almeno 3,4 miliardesimi di secondo, perché in un miliardesimo di secondo la luce si sposta di 30 centimetri e quindi con 3,4 miliardesimi di secondo luce stiamo parlando di un metro. Andiamo un pochino a vedere con queste unità di misura quanto è grande intanto il sistema solare. La Luna, ve l'ho già detto, 1,3 secondi luce. Questa che vi ho fatto vedere è un'immagine scattata da Alessandro Marchini, che ci sta seguendo con il telescopio del nostro osservatorio qualche sera fa, durante, cioè molto fa ormai, durante una diretta Facebook. Invece andiamo a osservare Marte, penso che possiate vederlo. Questa è un'immagine tratta dalla sonda Curiosity, che ha proprio fotografato la superficie marziana. Questa è una foto della sonda Rosetta, quella che è andata a posarsi qualche anno fa su una cometa, quindi questa era una sonda spaziale, e questa l'ha fatta il nostro bravo amico Claudio Vallerani da casa sua. Marte è a circa 200 o 1500 secondi luce, oscilla, perché chiaramente sia Marte che la Terra orbitano attorno al Sole, quindi può succedere che si trovino in congiunzione o in opposizione. Quando sono
dalla stessa parte rispetto al Sole possono trovarsi a distanza minima, quando Marte è dalla parte opposta rispetto al Sole la distanza cresce parecchio. Ma potete notare che stiamo parlando di circa 200 volte un po' meno la distanza dalla Terra alla Luna, quindi andare su Marte non sarà un po' più difficile che andare sulla Luna, sarà estremamente più difficile, anche perché bisogna essere molto tempisti ed azzeccare il momento in cui i due pianeti sono particolarmente vicini. Sì, infatti con Alessandro Marchini l'altra volta stavamo parlando appunto delle missioni verso Marte che sono state posticipate a causa della pandemia di 2 anni proprio per questo. Sì, infatti. Il Sole è la stella più importante per noi perché è la fonte della nostra vita. Anche queste sono foto scattate dal bravissimo Claudio Vallerani con il telescopio, con il nostro telescopio solare. Ecco, il Sole ha un raggio circa 2 secondi luce, sono circa 700.000 km, circa 100 volte il raggio della Terra, e ha una distanza da noi di 8 minuti e 3 decimi, quindi 8 minuti e 18 secondi sarebbero, 8.3 minuti luce. Quindi la luce che noi riceviamo dal Sole è in realtà partita dalla fotosfera solare 8.3 minuti prima e ci ha messo questo tempo per raggiungerci. Vi faccio vedere ancora un'altra foto scattata da Claudio con un particolare di una protuberanza solare, non so se riuscite a distinguerla attraverso la diretta Instagram, e poi si può spostare ancora. Se si è, qui è una rappresentazione, qui c'è il Sole, qui c'è Alfa Centauri, e questa è una rappresentazione in scala logaritmica, quindi a distanza uguale corrisponde un rapporto uguale, quindi ciascuno di questi passi è in realtà un fattore 10 in distanza, però vedete che qua c'è il Sole, o forse lo intuite, qui c'è la Terra, Marte e Giove, a circa una quarantina di minuti luce da noi almeno, poi c'è Saturno che ha circa il doppio, anche se anche qui conta diciamo come sono disposte le orbite l'una all'altra, poi ci sono i pianeti esterni, poi c'è la fascia di Kuiper, si arriva alla nube di Oort. Qui siamo a circa 1-2 anni luce, perché la distanza tra il Sole e la stella più vicina che è Alfa Centauri è 4 anni luce. Quindi già vi rendete conto di quanto cambia la distanza se dovete pensare alla distanza da un pianeta del nostro sistema solare, come Giove, 40 minuti, e invece confrontarla con la distanza dalla stella più vicina, anni. In un anno ci sono molte centinaia di minuti, quindi la distanza per raggiungere una stella è veramente considerevole, la luce ci mette veramente un sacco di tempo. Guardiamo il cielo notturno. Cielo notturno, molti di voi saranno familiari con la costellazione di Orione, con la cintura di Orione, le spalle, Orione è il cacciatore che tende l'arco verso l'occhio del toro ed è seguito dai due cani da caccia, il cane minore e il cane maggiore. Questa è Sirio, la stella più brillante del cielo, e la potete trovare facilmente prolungando la direzione della cintura di Orione, vedete una stella brillantissima. Sirio è a 8.6 anni luce di distanza da noi, quindi è estremamente brillante perché è una stella abbastanza calda, ma soprattutto è molto molto vicina. E nel cielo notturno poi avete in estate il triangolo estivo. Avete Altair nell'Aquila, avete Vega nella Lira e Deneb che è la coda del cigno. L'ho detto male perché Deneb è questa e Vega è questa. Questa è la coda del cigno, vedete le ali, il lungo collo fino alla testa e questa brillantissima è la coda. Questa è una delle stelle visibili a occhio nudo più lontane che possiamo vedere. La sua luce è partita 2600 anni prima di raggiungersi. E quindi la distanza è 2600 anni luce. A questo punto, con le stelle abbiamo finito e andiamo, quindi tutte le stelle del cielo notturno, il catalogo di Parker conteneva qualche migliaia di stelle, noi non riusciamo a vederle più tutte perché il cielo nostro è più inquinato dall'illuminazione antropica durante la notte, purtroppo. Però ci aiuta un catalogo settecentesco di un cacciatore di comete. Il cacciatore di comete non era interessato alle stelle che sono dei punti luminosi,
era interessato a delle sorgenti estese che si muovevano nel cielo, cioè dei baffoli di luce con una struttura, con una forma, con un'estensione. E quindi per non sbagliarsi voleva mappare tutti quelli che erano dei baffolini di luce che però erano fermi in cielo, perché a lui non interessavano. E quindi cominciò a catalogare nebulose, cioè strutture estese con una debole luminescenza estesa superficialmente. E ad esempio un ammasso aperto, le Pleiadi, stelle in formazione che illuminano del gas circostante, e queste sono nei pressi della costellazione del Toro e sono a una distanza di 450 anni luce. Se torniamo ad Orione, Orione oltre la cintura alla spada, e nei pressi della spada c'è una bellissima nebulosa, questa è una foto di Hubble in falsi colori, in cui ci sono delle stelle brillanti che illuminano tutta una struttura di gas, e questa è a distanza di 1270 anni luce da noi. Questa invece è un'altra nebulosa in cui le stelle non sono stelle che nascono, ma questa è una stella che è morta. Nel 1054 d.C. gli astronomi cinesi dell'osservatorio imperiale di Pechino, a occhio nudo, videro accendersi in cielo una stella brillantissima che rimaneva in cielo anche di giorno. Era l'esplosione, al termine della sua fase, della sua evoluzione, di una grande stella che poi ci ha lasciato una stella pulsante, una stella di neutroni pulsante. E questo è il gas delle strutture esterne della stella che è stato espulso in questa esplosione, che ha viaggiato per circa 1000 anni a velocità prossima a quella della luce e si è allargato. Questa è a 6500 anni luce da noi. Un ammasso globulare, una stella, è tanto gas in equilibrio sotto la propria gravità che forma una palla, e questa è una specie di gas di stelle in equilibrio sotto la propria gravità. Queste sono strutture delle aree della nostra galassia, e questa è la grande ammasso di Ercole, che può ospitare, si stima, dell'ordine del 500.000 a 1 milione di stelle. E questo è un oggetto che si può vedere anche a occhio nudo, con una debole luminescenza, bellissimo da vedere al telescopio, e a 22.000 anni luce da noi. Se osserviamo la costellazione del Sagittario, questa è una foto, ma diciamo l'idea è questa, vedremo una fascia di galassia, e in quella zona c'è tantissimo gas, e noi sappiamo che lì c'è il centro della nostra galassia, che dista da noi circa 30.000 anni luce. E questa è una mappa della nostra galassia, la Via Lattea, che è una galassia spirale, prendendo come centro delle coordinate la direzione del centro galattico. Questa è la struttura a disco della galassia, quella che vedremo dopo, che noi vediamo schiacciata perché ci stiamo dentro, e quindi la vediamo come una striscia luminescente che attraversa tutto il cielo. E se invece guardiamo in alto e in basso, stiamo guardando in maniera perpendicolare verso i poli galattici, e quindi diciamo ci sono molte meno stelle e meno gas. Vedete anche delle striature scure che sono delle nubi di gas e polveri che assorbono le stelle che ci stanno dietro. Questa è un'immagine della missione Gaia, un'immagine abbastanza recente, cui loro hanno mappato tutto il cielo e poi hanno costruito questo bellissimo mosaico della Via Lattea. E questo è come la vedreste se poteste uscire all'esterno. Vedete una zona nucleare, un disco contenente stelle giovani e ammassi di polveri, vedete anche qui delle striature di polveri che oscurano le stelle di dietro, e ricorda un po' il cappuccino con il cacao sopra quando lo girate con il cucchiaino, queste strutture a spirale. E poi tutto questo è avvolto in un alone povero di gas, con poche stelle molto antiche e gli ammassi globulari, come l'ammasso di Ercole. Questa non è la nostra, perché noi possiamo uscire e guardarla, ma è la sua gemella più grande. Giusto per farvi capire, quando osserviamo una stella come Tenebre, che è una delle più lontane che riusciamo a vedere a occhio nudo, in realtà noi il sistema solare sta in braccia spirale della nostra galassia a circa 2/3 del raggio massimo, quindi in questo più o meno una zona semiperiferica. E quello che riusciamo a vedere con gli occhi è molto meno di questo circoletto, per cui abbiamo accesso a una porzione piccolissima della nostra galassia, che è veramente gigantesca. Il suo
qui un raggio di luce impiega 100.000 andarci. Quella che vi ho mostrato in realtà è la gemella, diciamo, più cicciona della Via Lattea, è la grande galassia di Andromeda. E Messier, il lavoratore, il cercatore di comete settecentesco, autore del catalogo, aveva chiaramente chiamato M31, questa si vede anche a occhio nudo, da un cielo molto scuro, anche se non vedete tutta questa bella estensione, ma in realtà potreste vedere la zona più brillante nucleare come un batuffolino di luce in cielo, ed è, ora poi ve lo racconto, la struttura più lontana che potete vedere con i vostri occhi. Se andate in un cielo in Africa, in Sardegna, in una notte senza luna e vi adattate per mezz'ora al buio e sapete dove guardare, potreste vedere dei fotoni che sono partiti 2,5 milioni di anni fa. E questa è la grande galassia di Andromeda. In pratica la nostra galassia è un disco simile a questo, un pochino più piccolo. Se prendete il diametro della galassia nostra e lo moltiplicate 25 volte, c'è la compagna. Loro due e tutta una serie di piccole galassiette come questa, un'altra che forse ho coperto, questa qua, sono formano il cosiddetto gruppo locale, che consta di qualche decina di galassie, di cui le più grandi sono la Via Lattea e la grande galassia di Andromeda, e che hanno questo codazzo di piccole galassie nane satelliti. Ne vedremo alcune anche della Via Lattea dopo. E quindi questa ha una distanza da noi di 2,5 milioni di anni luce. Ma non è stato banale capire che questa qua fosse una gemella della nostra galassia, perché fino a circa 100 anni fa, anzi quasi esattamente 100 anni fa, gli astronomi lottavano ferocemente sulla natura delle grandi nebulose a spirale. Ce ne sono tante come la galassia di Andromeda, anche se quella è la più evidente per noi. C'era chi, come Shapley, sosteneva che ci fosse una sola gigantesca galassia e tutte le nebulose a spirale non fossero altro che sottostrutture della nostra galassia, e che quindi assomigliassero ad altre nebulose come abbiamo visto. Non so, la nebulosa di Orione è un sottoinsieme piccolo della nostra galassia. Altri come Curtis invece sostenevano che ci fossero molte galassie come la nostra e le nebulose spirale fossero esterne alla nostra galassia. C'erano evidenze un po' in chiaroscuro, entrambi avevano degli elementi di ragione. Ad esempio, ritorno indietro per farvela vedere, Shapley sosteneva, era stata osservata una stella, un fenomeno di nova, cioè una stella che cresce in luminosità nella galassia di Andromeda, e questa stella brillava quasi come l'intero della galassia stessa, una galassia costituita da 100 miliardi di stelle, 200 miliardi di stelle, anche di più, e quindi lui sosteneva che non fosse possibile che questa galassia fosse tanto distante. Doveva essere una struttura piccola e vicina, perché altrimenti questa nova era troppo brillante. Invece Curtis diceva sì, ma di nove nella galassia di Andromeda ne contiamo tantissime, ne contiamo più che non nella nostra, in tutta la nostra galassia stessa. Quindi come fa una sua porzione piccola ad avere tanti fenomeni di questo tipo quando tutto il resto della galassia non ne vediamo così tanto? E l'idea sua, infatti, era che questa struttura fosse estremamente grande ed estremamente lontana, perché avete capito bene che in astronomia è facile valutare le distanze angolari, quello che è difficile è capire quanto sono distanti gli oggetti. Se nella foto dell'immagine del triangolo estivo non era chiarissimo che Deneb fosse 100 volte più distante di Vega, perché in realtà era più o meno alla stessa luminosità. E quindi partevano su questo. Altri astronomi sostenevano di aver osservato una rotazione di questa grande galassia di Andromeda. Quindi se era molto grande e se ne poteva apprezzare la rotazione, voleva dire che alla periferia la velocità doveva essere maggiore della velocità della luce. E quindi questo astronomo olandese sosteneva che in realtà questo oggetto fosse piccolo e vicino. Insomma, il dibattito si tenne pubblicamente in una riunione 26 di aprile del 1920, conteneva una presentazione di entrambi i capofili
di due gruppi, perché erano gruppi di astronomi, chi sosteneva le tante galassie e chi sosteneva una galassia sola, e alla sera fecero una discussione congiunta e dopo qualche mese pubblicarono gli atti dell'incontro in cui ciascuno dei due esponeva le proprie tesi con la confutazione delle tesi dell'avversario. Alla fine non avevano dei dati sufficientemente buoni per capire chi avesse ragione. E quello che ci pensò fu Edwin Hubble, raffigurato qui con la sua immancabile equipa, dal telescopio di 2,5 metri di Monte Wilson, che era il miglior telescopio dell'epoca, che riuscì a osservare degli indicatori di distanza nella nebulosa di Andromeda, cioè riuscì a capire quanto fosse lontana. Riuscendo a capire che era lontana 2,5 milioni di anni luce, era chiaro che non poteva far parte della nostra galassia, ma era una galassia esterna. E questi indicatori di distanza erano le stelle variabili Cefeidi, che lui identificò e gli permisero di valutare con una discreta precisione, non eccelsa per la verità, ma ragionevole, diciamo, per dirimere la questione, la distanza della grande nebulosa di Andromeda. Il dibattito del 1920, le osservazioni di Hubble sono del 1922 e, diciamo, la cosa si sedimentò in una verità assodata e condivisa nel giro di qualche anno. Quindi si può dire che dal 1922 l'universo è diventato un po' più grande. Esatto, è esploso in un attimo, perché hanno capito che di galassie ce n'erano tantissime, erano gli universi isola di cui parlava Kant, quindi degli agglomerati di stelle separati da tantissimo spazio vuoto e che, diciamo, avevano delle scarse relazioni l'una con l'altra. In realtà poi nel gruppo locale, cioè questo formato da la Via Lattea, Andromeda e le loro piccole satelliti, ci sono delle interazioni, il gruppo locale stesso è attratto da altri grandi gruppi, ci sono massimi galassie con decine, centinaia, migliaia di galassie che sono tutti raggruppati, da cui ve lo faccio vedere, però diciamo sono pure sostanzialmente abbastanza separate, anche se in un futuro molto lontano la nostra galassia e la grande galassia di Andromeda sono destinate a incontrare e fondersi. Per parlare delle variabili Cefeidi, questo indicatore di distanza, facciamo un salto alla SIGA, questo vedete uno dei telescopi dell'ESO sulla Cile. L'ESO è un osservatorio di scienza internazionale europea che ha delle strutture per osservare il cielo sud, che è quello, diciamo, meno conosciuto e anche quello meglio studiabile, perché l'Alto Grande del Cile è il miglior sito in assoluto della Terra per fare osservazioni astronomiche. Questa che vedete bellissima è la Via Lattea, e qua accanto ci sono due piccole galassie satelliti, che ora non si riesce a vedere, eccole qua, della Via Lattea, che sono la grande e la piccola nube di Magellano. Furono già osservate da Amerigo Vespucci durante le sue navigazioni. Bisogna andare oltre l'equatore per poterle osservare, o comunque in prossimità dell'equatore. E di fatto sono due piccole satelliti della nostra galassia, sono situate a circa 160-200 mila anni luce, quindi sono poco fuori dalla nostra galassia. In realtà la più grande nube dovrebbe essere una galassia spirale che viene formata gravitazionale con la Via Lattea. Questa, la piccola, invece, è una piccola galassia irregolare. Sono galassie abbastanza giovani dove nascono tantissime stelle. E che peso hanno? Hanno il pregio di essere molto concentrate, di essere molto piccole. E cosa è successo? È successo che una decina di anni prima di questo grande dibattito, questa signora, Henrietta Swan Leavitt, studiava delle lastre fotografiche in cui erano state osservate le nubi di Magellano, e riuscì a osservare una serie di stelle variabili, che sono appunto le variabili Cefeidi, e a identificarci una affascinante proprietà, cioè che queste stelle variavano la loro luminosità nel tempo, lo vedete qui, e il periodo, cioè la distanza tra due massime o tra due minimi,
cresceva con la luminosità di queste stelle. Quindi più la stella era luminosa, più questo periodo era lungo. E i periodi potevano andare da qualche ora a qualche decina di giorni. E diciamo, la cosa importante qual è? Che quando osservate una stella, la sua luminosità è un combinato di due fattori che sono difficili da scindere. Perché da un lato conta quanto è potente intrinsecamente la stella, la potenza della lampadina, quindi quanta luce fa. Dall'altro conta la distanza, perché più la mettete lontana e meno luce vedete. Normalmente questi due fattori giocano insieme e non riuscite a distinguerli. Nel caso delle nubi di Magellano, tutte le cefeidi delle nubi di Magellano avevano la stessa distanza da Terra e quindi il fattore, diciamo, legato alla distanza era comune tra tutte le variabili cefeidi osservate. E quindi lei si accorse che, diciamo, c'era una relazione abbastanza semplice per cui al crescere del periodo significava al crescere della luminosità il periodo di oscillazione aumentava. Sono delle stelle che hanno una specie di respirazione, di fatto si espandono e si contraggono e questo cambia la loro temperatura superficiale, la loro dimensione e quindi alla fine la loro luminosità. Henrietta Leavitt ne misurò circa 1800 delle due nubi di Magellano e nel 1912 dette vita a questa relazione. A questo punto che succede? Succede che uno ha un indicatore della luminosità intrinseca delle stelle, perché una volta che sa la distanza delle nubi di Magellano, che si può fare con altri metodi, osserva gli stati lontani e misura il periodo di oscillazione che non è influenzato dalla distanza e da quello risale alla luminosità assoluta. Tra la luminosità assoluta e la luminosità che si osserva si riesce a ricostruire la distanza. E quindi fu questa importantissima relazione che aiutò Hubble a capire che la grande galassia di Andromeda era una struttura enorme e molto molto lontana e non una piccola sottostruttura relativamente vicina della nostra galassia. Vedete qua questa stanza di donne tutte al lavoro? Di fatto alle parole del computer e il proliferare di immagini astronomiche rendeva necessario avere tanta forza lavoro che si occupasse di misurare le distanze, le lastre fotografiche, di misurare le luminosità e di calcoli. Per cui di fatto una volta che si era esaurito il parco degli uomini c'era la l'abitudine come manodopera a basso costo e anche a basse pretese, tutta una serie di ricercatrici. Questo è l'osservatorio di Harvard degli Stati Uniti e il direttore dell'osservatorio era uno dei due fratelli Pickering, uno è diventato famoso perché aveva calcolato la posizione di Plutone prima che venisse scoperto, per dare la errori a quel Plutone per una serie di combinazioni fu scoperto lo stesso, e l'altro diciamo conduceva delle ampie campagne osservative, scattava molte lastre fotografiche, siccome all'epoca era un'operazione estremamente lenta, avevano bisogno di tante persone. E diciamo c'erano tutte queste ricercatrici che poi in realtà in molti casi hanno fatto scoperte importanti, ad esempio la classificazione di Pickering degli spettri stellari in realtà è stata costruita da alcune delle donne del cosiddetto area di Pickering. Sono storie molto affascinanti. Poi nei consigli ho indicato anche un testo che potrebbe interessarvi. E quindi oggi cosa sappiamo di questa galassia? Sappiamo che la grande galassia di Andromeda, che è enorme perché se la confrontate con la dimensione della Luna, qui ci stanno due lune piene e qui ce ne stanno sei, quindi è gigantesca in cielo. Se riuscite a fare una foto a lunga posa, non con gli occhi, vi dicevo che riuscite a vedere solo la zona centrale. Vista da noi circa 2 milioni e mezzo di anni luce e ha un diametro del disco galattico di 200.000 anni luce, un po' più grande della Via Lattea. Se estendiamo lo sguardo ancora più avanti e andiamo a 65 milioni di anni luce, vediamo un ammasso, questo è l'ammasso della Vergine, della costellazione Vergine, questo è un ammasso di galassie. Vedete, ci sono anche qui alcune di queste nebulose a spirale di cui negli anni 20 si dibatteva se fossero nebulose della nostra galassia o fossero strutture extragalattiche, delle gigantesche galassie ellittiche ancora più grandi di quelle, e questo è tutta una struttura di molte decine
di decine, se non centinaia, di galassie tutte ammassate e interagenti tra loro. E come vi ho fatto notare, nel passare da una sola galassia a molte galassie, molti universi isola, l'universo, diciamo, l'orizzonte si è allargato in un attimo, come aprire una finestra sull'infinito. Oggi cosa sappiamo? Ciascuno di questi puntini blu è una galassia e queste sono, diciamo, all'incrementare della distanza dal centro, incrementa la distanza da questa galassia. Vedete che non sono distribuite uniformemente, ci sono delle zone più addensate, che sono ammassi e superammassi di galassie, filamenti, e ci sono dei grandi vuoti cosmici. È una struttura che ricordare quella di una spugna, in cui o di una rete, infatti si parla anche di cosmic web, la rete cosmica. E quello che sappiamo oggi è che l'universo, diciamo, da una situazione con della materia primigenia abbastanza equamente distribuita con piccole fluttuazioni, piano piano il gas si è condensato e nella storia dell'universo si sono create le strutture che vediamo nell'universo attuale. E questo è un filmatino che forse non vedrete, ora ve lo dite, se parte, che mostra dinamicamente questa cosa qua. Non so se sta partendo. No. No? No. Avevo visto qualcosa, eccoci. Sarà facile distinguerlo attraverso la diretta. Vedete, questo qua scorre una scala di tempo all'incontrario, per cui quando si arriva a 0 uguale a 0 siamo al tempo presente, e queste sono le strutture dell'universo che piano piano si formano in una simulazione, dove ci sono i punti addensati, ci sono grandi ammassi di galassie, dei lunghi filamenti di materia in cui si formano galassie, e poi ci sono tutta una serie di zone meno dense in cui ci sono le cosiddette galassie di campo. E veniamo a una cosa molto bella. Questo è l'Hubble Ultra Deep Field. Hubble, grande telescopio orbitante, ha osservato una regione molto piccola, piccola come un granellino di sabbia tenuto nelle punte delle dita e traguardato in cielo, per sommando immagini, credo per molte settimane, ora non lo ricordo esattamente. In questa immagine ci sono 10.000 galassie. E più o meno, se questo è circa un milionesimo del cielo, cioè servono circa una decina di milioni di immagini come questa per tappezzare tutto il cielo, quello che Hubble vede sono centinaia se non migliaia di miliardi di galassie intorno a noi, e non le vede certo tutte perché è molto potente, ma comunque ha dei limiti di sensibilità anche in una cosa estremamente profonda a lungo tempo come questa. E quindi, se voi pensate a un certo punto di protendere un dito, guardate l'unghia del pollice, la vostra unghia del pollice più o meno potrebbe coprire più o meno il disco della luna piena. In ogni vostra unghia del pollice Hubble vede molte centinaia di migliaia di galassie, per un totale forse di 2.000 miliardi o più di galassie in tutto l'universo osservabile. Quindi è un universo assolutamente gigantesco e che conosciamo solo da meno di 100 anni, perché 100 anni fa ancora gli scienziati si accapigliavano. E giusto per farvi vedere qualcosina di autoprodotto, abbiamo anche delle sorgenti. Prima parlavamo di milioni di anni luce o di decine di milioni di anni luce. Questo puntino indicato dalla freccia, che sembra una stella, in realtà è un blazar, ossia un getto di plasma relativistico che esce da un nucleo galattico attivo, il nucleo di una galassia lontana, e così lontana che la galassia non si vede, e si vede solo la luminosità emessa dal getto. La GIF animata non sta andando, in realtà si dovrebbe vedere anche la luminosità che varia, perché questi soggetti possono variare la luminosità anche di 4.000 o 10.000. Questa immagine in realtà è una serie di immagini nel tempo effettuata da Alessandro dal telescopio dell'Università.
dell'università, questa sorgente ha inviato questi fotoni circa 6 miliardi di anni fa, quando l'universo aveva 13,8 miliardi di anni come ha qui nel nostro presente, ma quando aveva circa la metà di questa età, da poco più di 7 miliardi di anni. Quindi questa è una delle sorgenti più lontane che noi abbiamo osservato, in realtà se ne possono osservare anche di più distanti, e di fatto è significativo che si riesca a vedere solo una piccola sorgente puntiforme, perfettamente confondibile, se non sapessimo per altre vie, questo è un blazar, con tutte queste stelline di campo che osserviamo. Queste sono stelle della nostra galassia, saranno distanti 10, 100, 1000 anni luce probabilmente, e questa è distante qualcosa dell'ordine di miliardi di anni luce. Quindi per fare un riassuntino, 8,3 minuti luce per andare al Sole, la stella polare, non ve l'ho detto, ma circa 300 anni luce da noi. La stella più vicina, dovevo andare in questa direzione, la stella più vicina a noi è 4 anni luce, la stella polare è 300 anni luce. Noi siamo a circa 3.000, hanno scritto 26.000, queste stime cambiano, 26.000 anni luce di distanza dal centro della nostra galassia. A 2 milioni e mezzo di anni luce incontriamo la gemella della Via Lattea, la grande galassia di Andromeda. E questa è una delle immagini di galassie più lontane che si siano mai raccolte. Questa luce ha viaggiato per 13,4 miliardi di anni, quindi questa struttura aveva solo 400 milioni di anni, perché l'età dell'universo è 13,8 miliardi di anni. Quindi questa è una galassia formata prestissimo in un universo ancora bambino, e di cui noi riusciamo a raccogliere una debolissima luce solo grazie agli potenti telescopi. Tutto qua. Ok, io sono rimasta estasiata dal fatto che non conoscessi naturalmente la metà delle cose che ha detto, anzi forse quasi completamente, e tuttora devo ancora metterle insieme. Non ci sono state domande, quindi penso che tutti quanti dobbiamo un po' digerire, però sicuramente è stato un grandissimo spunto di riflessione. E a proposito, per continuare a digerire questi argomenti, io le ho chiesto precedentemente dei consigli di lettura che abbiamo messo insieme, e io provo a farli vedere, così magari se ci... vediamo se funziona internet sul mio computer. Così se ce ne parla e ci dà qualche consiglio, insomma. Sì, noi possiamo approfondire in questo periodo. Allora, io... sì, allora, ci dovrei essere, provo a cambiare. Quattro volumi, e ora mi ricordo forse in ordine spazio perché non riesco a vedere quello che stai mostrando. Comunque. Allora, Stephen Hawking, L'universo in un guscio di noce. Allora, questo è Stephen Hawking, secondo me è un bel libro, anche se è un pochino datato perché ci sono state nel frattempo alcune novità. Ma è interessante perché c'ha una bellissima parte illustrata e anche delle schede di approfondimento, ed è scritto da un grandissimo della fisica contemporanea recentemente scomparso. Poi Stephen Hawking ha avuto questa esistenza tormentata dalla sua malattia con la quale ha combattuto con grande coraggio per più di 70 anni, e, diciamo, è morto ultra settantenne, ed è un bellissimo, secondo me, testo per introdursi a tutto quello che è la cosmologia, anche se appunto la versione originale è del 2001, quindi potrebbe essere in certi aspetti un pochino datato, ma è un ottimo testo. Poi c'era un volume di Carlo Rovelli. Sto caricando, ecco qua, 6-7 brevi lezioni di fisica. Ecco, sì, tra l'altro ho consigliato tutte cose che dovrebbero essere disponibili in formato elettronico, quindi non c'è il problema di procurarsi se qualcuno è interessato. Allora, Carlo Rovelli è famoso, lui è uno che si occupa di gravità quantistica, insegnava qualche tempo fa a Marsiglia, è uno che è famoso per la sua capacità di coniugare la qualità scientifica e anche il rigore dell'esposizione con una bellissima lingua e
tutta una serie di legami con la cultura umanistica e la letteratura, che sono posti in una maniera estremamente profonda, non una cicatrice, infatti anche preso proprio dei premi specifici per la capacità di fare una divulgazione non isola, diciamo, la scienza dal resto della cultura. E queste qui sono proprio 7 lezioncine brevi, ma estremamente accattivanti. Non tutte parlano di astrofisica, ma è una lettura estremamente, secondo me, piacevole e profonda e ispiratrice. Poi ce ne sono altri più legati proprio alla questione dello spazio-tempo, dell'universo, come La realtà non è come ci appare, che chi vuole può approfondire, ma sono più estesi e anche, diciamo, più specifici, pur divulgativi. Ok, poi abbiamo Astrofisica per curiosi. Ecco, allora, questo devo dire che sono particolarmente legato, perché l'autore ho collaborato con lui, continuo a collaborarci, ma quando io ho lavorato all'Osservatorio di Brera. L'altro volume, quello di Stephen Hawking, perché qui ci sono riversate alcune delle ultime novità che si sono accumulate negli ultimi 20 anni dalla scrittura del libro di Stephen Hawking. Astrofisica per curiosi, vi assicuro che sarà travolgente, perché è scritto nello stile tumultuoso e appassionato di Gabriele, che è veramente una persona di quelle che ti cambiano la vita. Poi abbiamo Le stelle dimenticate. Sì, questo è un testo, è un libro di una giornalista, credo premio Pulitzer, Dana Sobel mi pare, che ha scritto proprio la storia delle donne computer di Pickering. Quindi lì troverete tutta una serie di informazioni, non solo su Henrietta Leavitt, ma anche sulle altre donne computer di quegli anni, quindi a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Quindi è questa una vicenda non troppo nota, ma anche emblematica di come sia stato fatto questo ingresso in punta di piedi da parte delle ricercatrici donne. E se lo confrontate con il mondo di adesso, ancora il mescolamento non è perfetto, ma si vede benissimo come sono stati fatti grandissimi passi avanti nel dare spazio alla qualità delle ricercatrici, che queste diciamo hanno fatto delle scoperte importanti. Lo spazio se lo sono, diciamo, un po' con i compiti, ecco, sostanzialmente. E poi infine i suggerimenti per i piccolini, libri di astronomia per bambini e ragazzi, sì. 2019. Allora, sì, questo è un lavoro molto bello, curato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, che raccoglie gli osservatori astronomici italiani, ha tutta una serie di persone specializzate nella divulgazione, bravissime, ce ne sono diversi osservatori, conosco a Napoli, a Brera, di eccellenza, e addirittura alcuni specialisti nella didattica dell'astronomia e della fisica in generale ai bambini. E all'Osservatorio di Arcelli curano tutti gli anni una specie di rassegna bibliografica di volumi dedicati ai più piccoli, che sono anche differenziati per fasce di età. Quindi io non li conosco bene, ma credo che chi voglia aiutare un bambino delle elementari, delle medie, eccetera, a seguire una passione in questo campo, può trovare lì tutta una serie di indicazioni specifiche che possono essere estremamente utili. Ok, penso che abbiamo finito, non mi ha dato altro. Dunque, siamo quasi alla fine di questa diretta. Instagram ci caccerà tra poco, perché al massimo possono durare un'ora. Quindi io la ringrazio di nuovo per aver partecipato. I suggerimenti li trovate come al solito nelle nostre storie, poi li raccogliamo, li abbiamo già raccolti quasi tutti nella storia in evidenza dedicata appunto ai suggerimenti di lettura, in cui trovate anche quelli scorsi. Vi do appuntamento per domani alle 17 con Virtual Studium, con il professor Claudio Lagomarsini, che ci parlerà di Città sotto assedio, documenti e narrazioni. Ringrazio Giacomo Connoli.
voi che avete partecipato. A presto. A presto, buon distanziamento a 3,4 nanosecondi luce.